Di sangue, di morte, di sudore, di lacrime, di dolore! C'è stata la prima guerra mondiale, qualche milione di morti in una cazzata. Prima c'era stata la guerra di Libia, poi la guerra civile spagnola, 3 anni, dove gli uomini si sono ammazzati come delle bestie feroci. La guerra d'Africa! E finalmente, finalmente, la seconda guerra mondiale. 50 milioni di morti! 20 milioni solo in Russia. 6 milioni di ebrei, l'olocausto. Hiroshima, 140.000 morti quella mattina. 90.000 morti in Nagasaki. Il giorno che sono sbarcati gli alleati in Normandia, gli americani dicono: salvate il soldato Ryan. 3.000 morti là, sulla spiaggia. Io sono un ex colonnello del genio. Sono un genio. Mi chiamo Eugenio. Sono a riposo, ma non mi riposo mai. Io cogito ergo sum, io penso. E l'altra notte mi è venuta in mente un'idea geniale che farà di me l'uomo più famoso del mondo. Mi daranno, che ne so, il premio Nobel per la pace. Andrò alle Nazioni Unite a esporre il mio piano. Una stronzata. Nuovo De Colombo. Basta! Basta? Con queste guerre dove mandiamo a farsi ammazzare questi giovani di 18-20 anni, per arricchire qualche petroliere o qualche banchiere internazionale. Basta! D'ora in poi le guerre saranno fatte dai vecchi! Quanti anni c'hai? 70? Sotto le armi! Questi vecchi che voi abbandonate nei giardinetti pubblici delle vostre città per andarvene in giro per il mondo d'estate, D'ora in poi un calcio nel culo, tutti in caserma! Una delle vecchie! Dice, sparano sulla Croce Rossa, non ci frega niente. E nell'ordine delle cose andremo dappertutto, negli ospedali, negli ospizi, i malati terminali, tutti i kamikaze. Ma io sto male, che ci frega, devi morire? Qual è eutanasia, un cazzo? Che fa mandare a morire tuo nipote che ha 18 anni? Va bene questo. E poi, parliamoci chiaro, queste guerre al fronte, fatte dai vecchi, saranno diverse, più pacioccone, più bonarie, come devo dire? Per esempio, che ne so, prima linea, spara! Che spara? Non vedo un cazzo, c'ho i cataratte, che spara? E buttagli una bomba a mano, sì, buonasera, c'ho una spalla che mi fa male, non la posso muovere, ma vaffanculo, che fai? Ti sei cagato sotto, c'hai paura! Ma non c'ho paura, c'ho 80 anni e ogni tanto mi cago sotto, che devo fare? Achtung! Signori, nemici, che sta a fa qua, Chi è qua? Mi dà ben bacito. Famo la pace, su, quale bombe a mano, mitraglia, butta tutto per terra. Famo se una partita a briscola, a scopone, a 3-7 come vecchi tempi. Siamo riusciti a campare fino a 80 anni. E mo che famo? Ci ammazziamo come tanti stronzi. Volemo se bene, fratelli! Egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità per le strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti
dormire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.